Benvenuti a Klaus Condicio, e abbiamo al telefono l'onorevole Angela Napoli. Buongiorno onorevole, Buongiorno, buongiorno a lei. responsabile, se non dico male, anche del Dipartimento dell'Antimafia del FLI, è corretto onorevole? Sono componente Della capogruppo commissione? della Commissione Antimafia, capogruppo di Future Libertà all'interno della stessa e sono anche capogruppo sempre di Future Libertà in Commissione Giustizia. Allora, a proposito di ci arriveremo alle questioni della mafia, ma la prima domanda è ovviamente sulla tua attualità politica. Si parla di varie ipotesi. Allora, intanto ovviamente tutti aspettiamo il voto del 14, dopodiché si apriranno i giochi. Sulla sua posizione personale, in breve, sul Berlusconi bis, non di partito, personale. Personale io non sarei proprio per un Berlusconi bis, sarei decisamente per individuare un altro, qualsiasi altra persona che non sia appunto Berlusconi in grado di poter condurre un consiglio che sia un consiglio di rappresentanze, di responsabilità per superare questo momento sia di crisi politica sia di crisi economica. Senta, anche lei va molto all'estero, è molto invitata anche proprio per la sua esperienza nel campo anche dell'antimafia, eccetera. Rispetto a quando ci eravamo sentiti un mese e mezzo fa, la nostra immagine è immagine ulteriormente precipitata anche dopo le rivelazioni di WikiLeaks, o sbaglio? Sicuramente, sicuramente. Ecco perché io ritengo non idoneo un Berlusconi bis, perché è proprio l'immagine negativa che ormai campeggia a livello internazionale e che purtroppo è causata proprio da comportamenti del presidente Berlusconi. Tra l'altro, nelle perplessità e la freddezza, diciamo anche che la sua posizione è condivisa da altri esponenti del FLI, non è certo la sola, anche il rapporto con Putin è oggetto, non da ora, ma è diciamo, ancora più oggetto di critiche a livello internazionale, e quindi questo ovviamente aggrava la posizione del Premier. Lei su questo Sì. rapporto che sensazione ha? Ma sicuramente c'è qualcosa di non chiaro su questo rapporto. Non penso che sia semplicemente giustificato dalle stesse dichiarazioni del presidente Berlusconi. C'è sempre stata qualche cosa di strano in questo rapporto che era emerso anche in passato, però come tante notizie venivano lanciate e poi non se ne parlava più. Sicuramente il Presidente del Consiglio lo giustifica questo rapporto per convenienze internazionali legate anche sicuramente all'economia, però è qualcosa. Lei crede che abbia fatto affari con Putin come sostiene WikiLeaks? Non credo proprio affari perché insomma il Presidente Berlusconi non credo che abbia bisogno di questi affari con Putin, però che ci sia un particolare legame
che sicuramente vada al di là di quelli che sono gli interessi prettamente economici dell'Italia, sarà pure di mera amicizia, ma insomma qualcosa in più c'è. Senta, abbiamo visto anche ieri manifestazioni degli studenti alla Scala, sono saliti sui tetti, lei conosce anche molto bene il mondo della scuola e dell'università, e la tensione sta montando, nel senso che c'è tensione, questi ragazzi, o comunque buona parte di loro, una parte almeno di loro, mettiamola così, non vuole questa riforma. Questa escalation di tensione nella società, come la interpreta? Ma io credo che alla base ci sia anche un'influenza sugli studenti che deriva proprio dalla crisi politica che è in atto. Naturalmente non può non riversarsi anche in particolare sui giovani. Forse i giovani in questo momento stanno recependo questa crisi più che solamente legata al problema della riforma universitaria, anche alla mancanza di prospettive per il loro futuro da parte della politica italiana. Questo è un motivo che ha portato anche alla costituzione del gruppo parlamentare Futuro e Libertà e alla fase costituente del nuovo partito. In effetti, nell'ambito del progetto di questo nostro nuovo partito c'è proprio una politica che garantisca il futuro dei giovani. Lei esclude che, perché appunto è stato del Magistris, lui dice: non vorrei che qualche potere occulto infiltrasse delle persone malintenzionate nel movimento per dire che è un movimento violento. Lei su questo ha fatto una riflessione? Questo non c'è dubbio, io concordo con l'onorevole De Magistris su questo, perché le proteste, ripeto, possono essere giustificate, però quando le proteste diventano violenza, chiaramente non c'è mai giustificazione che regga, e possono essere, sì, ma appunto la violenza può nascere proprio da infiltrazioni che poi portano dello Stato, dice lui. Ma no, pezzi deviati dello Stato, no, non penso su questo. Penso che ci possano essere invece delle strumentazioni e delle fomentazioni che portano i giovani poi alla violenza, che naturalmente non può essere. E questo non lo so dire, però potrebbero anche essere dei gruppuscoli politici che si inseriscono o di estrema destra o di estrema sinistra. Poteri occulti, i poteri occulti ci sono inseriti dappertutto, non solo in queste proteste. Lui faceva l'esempio del come si chiama, di Genova, dove si ricorda delle manifestazioni di Genova dei Noglova, lui disse, e anche quello dell'Italia dei Valori, Zipponi, dice: a Genova c'era una Lino Global, c'era una grossa componente ovviamente pacifica, poi si inserirono questi black bloc, secondo Zipponi, questi tedeschi, no, che arrivarono, che rispondevano a chiari ordini militari, perché lui era là a manifestare. Quindi sia De Magistris che Zipponi ipotizzano anche il ruolo di poteri occulti nelle strumentalizzare. No, non penso che si sia a questi livelli, che ci siano estremismi politici che, approfittando appunto della situazione di crisi politica, si possano inserire, sì, ma che si arrivi addirittura a quello non penso, almeno
almeno in questa fase, me lo auguro che non sia così, insomma. No, tutto nasce da una dichiarazione del Premier che ha detto: se mi mandano via, una dichiarazione non smentita, attenzione, al giornale, quindi non a un giornale lontano, ma anche alla stampa, se andrò via ci sarà la guerra civile. Ma guardi, di dichiarazioni minacciose il Premier ne ha fatte diverse in quest'ultimo periodo, però non vanno assolutamente prese come oro colato, anzi proprio ce ne sono state diverse dichiarazioni minacciose che credo siano state lanciate per impedire che si possa giungere appunto ad una maggioranza parlamentare che porti alla sfiducia dello stesso. Ecco, però anche Berlusconi è uno che se venisse sfiduciato e arrivasse un nuovo premier, è uno che sta così tranquillo, cioè, ho dei dubbi. Ma al momento non mi sembra che sia una persona che si rassegni facilmente e però dovrà prendere atto di quelle che saranno le definizioni e i risultati parlamentari, perché a quel punto credo che sia necessario che subentri nel Presidente del Consiglio finalmente un po' di responsabilità, e di fronte a fatti che ormai mi sembra dai numeri potranno portare alla sfiducia almeno alla Camera dei Deputati, e il Presidente Berlusconi insomma non potrà più continuare a tirare la corda così come sta facendo. Io personalmente dico che se avesse recepito l'istanza fatta dal Presidente Fini di richiesta delle sue dimissioni, forse non saremmo nemmeno arrivati a questo clima, ecco, a queste giornate di dire che non c'è dubbio, sono caratterizzate da una tensione. Dottoressa, intanto l'aumento della tensione lo vediamo da un quotidiano libero che l'ha messa tra i traditori, cioè in modo chiaro, e anche stamattina ce l'ho qui davanti, lei è inserita tra le persone da quattro giorni. Allora, intanto se simili iniziative aiutano il clima politico o attizzano anche gesti violenti? Non c'è dubbio che attizzano gesti violenti, perché è da quattro giorni che noi tutti di Future Libertà in particolare siamo proprio sobillati da email di insulti che per fortuna sono anche intercalate, questo va detto, da email